ce la farà mai Erode contro Pietro. In 2000 anni il male non ha trovato forze né per zittire il Vangelo né di schiacciare chi lo annuncia. La messa solenne del 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo, è la celebrazione, nelle parole di Francesco, del coraggio degli apostoli soprattutto. È la festa della Chiesa che, pur vittima ancora oggi, ha affermato il Papa, di disumane e inspiegabili persecuzioni in tante parti del mondo, spesso perpetrate sotto gli occhi e nel silenzio di tutti, resta solida come la roccia di Pietro e in cammino con il fuoco di Paolo. Tutto passa, solo Dio resta. Infatti sono passati regni, popoli, culture, nazioni, ideologie, potenze, ma la Chiesa fondata su Cristo, nonostante le tante tempeste e i molti peccati nostri, rimane fedele al deposito della fede nel servizio. Perché la Chiesa non è dei papi, dei vescovi, dei preti, neppure dai fedeli, è soltanto di Cristo. C'è un angelo che fa cadere le catene dai polsi della Chiesa, come fece con quelle ai polsi di Pietro, gettato in carcere da Erode e liberato dal messaggero di Dio. Un angelo che accompagna, ha assicurato Francesco, i passi di ognuno. Pensiamo a quante volte il Signore ha esaudito la nostra preghiera inviandoci un angelo. Quell'angelo che inaspettatamente ci viene incontro per tirarci fuori da situazioni difficili, per strapparci dalle mani della morte e del maligno, per indicarci la via smarrita, per riaccendere in noi la fiamma della speranza, per donarci una carezza, per consolare il nostro cuore affranto, per svegliarci dal sonno esistenziale o semplicemente per dirci «non sei solo». Come da tradizione, la messa dei patroni della città di Roma ha visto la presenza di una delegazione del Patriarcato di Costantinopoli, guidata dal metropolita di Pergamo Zizioulas, ed ha avuto come centro la benedizione del pallio, non imposto ma consegnato da Francesco a 42 nuovi arcivescovi e metropoliti dopo la celebrazione. Ai presuli Francesco ha chiesto di essere, sull'esempio di Pietro e Paolo, uomini di preghiera, di fede e di testimonianza. La Chiesa vi vuole uomini di fede, maestri di fede, che insegnino ai fedeli a non aver paura dei tanti erodi che affliggono con persecuzioni, con croci di ogni genere. Nessun erode è in grado di spegnere la luce della speranza, della fede e della carità di colui che crede in Cristo. Cari fratelli, insegnate la preghiera pregando, annunciate la fede credendo, date testimonianza vivendo.